mister, per commentare comunque una bella vittoria. Vogliamo analizzare con te quel blackout finale, ma portiamoci a casa prima di tutto una grande prestazione fino al 2-0, 3 punti fondamentali anche per la nostra classifica. Sì, allora anche il primo tempo secondo me non abbiamo fatto male, siamo arrivati davanti all'aeroporto secondo me 2 o 3 volte a tu per tu col portiere per poter far gol, poi in questi casi la fortuna ti deve dare una mano, non ce l'ha data, poi, però voglio fare i complimenti ai ragazzi perché venire qui ad Asti contro una squadra che deve salvarsi con un allenatore appena arrivato non era facile fare 3 punti. Certo, sembra evidente come ormai hai trovato uno scacchiere tattico. Insomma, cambi gli interpreti, ma non cambia niente. È entrato Todisco, è entrato Romairone, hanno fatto la differenza anche loro, sostituendo i giocatori che avevano comunque dato sostanza, soprattutto Saka. Quindi c'è ormai la tua squadra. C'è la loro squadra, è la squadra dei miei ragazzi, la squadra che ogni giorno ci troviamo per lavorare. È la squadra che sta settimana abbiamo fatto 6 allenamenti per non aver giocato mercoledì. Quindi è la squadra che lavora, è la squadra che ha spirito di sacrificio e sono molto contento. Che cosa direi ragazzi per i 2 gol presi, soprattutto il secondo? Insomma, sembrava un'altra mazzata per l'Asti, loro ci hanno creduti, bravi loro, ma forse un po' una tiratina d'orecchie ai nostri che forse dovevano gestire in modo diverso il finale. Guarda, non c'ho tempo, solo 2 allenamenti, devo preparare il Ticino, che è una squadra, al di là dei risultati di oggi, è una squadra importante singolarmente, è una squadra che ha fatto un mercato importante, quindi ho solo tempo per preparare la partita per il Ticino. Perfetto, dallo studio. Roberto, Novara 54, Carrimese 49, Gianni Varese 43, Borgosenso 39, Gersona 38. Dove vuole arrivare questo Gersona? L'abbiamo chiesto anche a mister Luca Sacco e così, che è un po' difeso, è andato sulle. Pronto? Io non mi difendo, ma faccio catenaccio puro. Mi metto Fai tutti, catenaccio sì, mi anche tu. metto a 6 dietro e tutti davanti alla porta e metto, come si dice, il pullman davanti alla porta. Pensiamo a mercoledì che andiamo a Ticino, che sarà un'altra tra virgolette Saranno battaglia. Difatti, arrabbiatissimi, mister. Il Ticino ne ha presi 4 oggi. quindi prepariamoci a una squadra arrabbiata e dobbiamo prepararci al meglio con solo 2 allenamenti. Grazie, mister. Prego.